È difficile definire cosa sia la speranza. Non è illusione e non è neanche certezza assoluta. Sta lì, a metà strada, tra quello che vorremmo accadesse e quello che in fondo sappiamo che avverrà. Per il cristiano la speranza è fortemente legata alla fede e anche all'amore, dice San Paolo. Come ci insegna il Salmo 130 che pregheremo oggi, chi si fida di Dio ha la speranza di ricevere il suo perdono e la certezza che Dio lo ama in ogni caso. Colui che prega il salmo parte dal fondo, da una situazione brutta e triste, come una specie di pozzo profondo in cui gli sembra di essere caduto. Ma anche da lì si innalza la preghiera a Dio, che è la fonte del perdono, dice il salmo. Ecco perché tutto il popolo di Israele, e così anche noi, può sperare e attendere l'amore di Dio, come le sentinelle del turno di notte attendono con gioia il nascere del sole. Spero nel Signore e attendo con gioia la sua parola di salvezza. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Spero nel Signore e attendo con gioia la sua parola di salvezza. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono. Così avremo il tuo timore. Spero nel Signore e attendo con gioia la sua parola di salvezza. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Spero nel Signore e attendo con gioia la sua parola di salvezza. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. Spero nel Signore e attendo con gioia la sua parola di salvezza. Egli redimerà Israele da tutte le colpe. Spero nel Signore e attendo con gioia la sua parola di salvezza. Speranza dal Vangelo secondo Matteo. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: Che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. La speranza. Vi voglio raccontare una storia. C'era un paesino dove da tanto tempo non pioveva più. E sapete cosa succede quando non piove più? C'è più acqua, tutto è secco, anche le verdure, tutti i campi, un disastro, la terra arida che si spacca tutta talmente non c'è più acqua. E dopo un po' che nell'aridità incomincia anche la disperazione, perché l'acqua è vita e dà la possibilità quindi di coltivare, di poter anche mangiare quello che viene coltivato. E questa popolazione non sa più che fare. A un certo punto il parroco dice: bene, chiediamo al Signore che ci ridoni l'acqua. Ecco, facciamo una bella preghiera tutti insieme in piazza. Preghiamo il Signore perché ci ridoni l'acqua. Ecco allora che subito partono i preparativi. Preparano le sedie, mettono tutto, bloccano le strade. Ecco, la piazza principale del paese diventa
un luogo di preghiera. E ci sono proprio tutti. C'è da chi va tutte le domeniche in chiesa, chi ci va tutti i giorni, chi invece ci va solo quando c'è la comunione e la cresima, c'è chi non ci va mai, ma ci sono tutti, perché tutti sentono il bisogno di ritrovare e di avere acqua. E allora il parroco è lì tutto contento perché vede che c'è tanta gente, dice, bene, ecco, più siamo e più la nostra preghiera sarà forte. E allora vede arrivare le signore col rosario, chi viene col crocifisso, ognuno porta un po' tutti quelli che sono quegli strumentini della devozione. E però il suo sguardo rimane fisso lì davanti. Davanti a lui, lì davanti in prima fila, c'è una bambina. Sì, rimane fisso lo sguardo perché quella bambina ha qualcosa di particolare. È lì seduta, non dice niente, ma sulle ginocchia ha appoggiato un ombrello rosso. Se per tanto tempo, ecco, ci fosse la siccità e avremmo bisogno di pioggia, e il nostro parroco, il vostro don, ecco, vi chiederebbe di venire, venite, preghiamo insieme, diciamo una messa insieme perché il Signore ci dia la pioggia, quanti di noi andrebbero a messa con l'ombrello? Vedete, questa bambina ci insegna qualcosa di importante, che la speranza non è solo una parola che noi possiamo dire o lo usiamo tanto per riempirci un po' la bocca, no? Io spero in quello, no. La speranza è qualcosa in cui bisogna credere fino in fondo, perché questo si possa avverare. E vedete quella bambina che credeva nelle preghiere che diceva e sapeva che il Signore l'avrebbe sicuramente esaudita. Pensate a questa cosa molto semplice ma molto bella. Ecco che cos'è la speranza cristiana. È qualcosa che ci aiuta a vivere ogni giorno, ci aiuta a progredire, a camminare, a fare piccoli passi. Non è un'illusione. Chi non ha sentito mai parlare della speranza come la cosa che è l'ultima a morire? Chissà quante volte l'abbiamo detto o quante volte l'abbiamo sentito. Però questa cosa non è tanto positiva. Perché alla fine che cosa vuol dire? Quando non c'è più niente da fare, allora possiamo anche sperare. Perché non vediamo un risultato. Perché non abbiamo in mano sotto controllo una situazione. Ecco, la speranza per il cristiano è qualcosa di completamente differente. Lo possiamo chiedere anche a Maria, anche lei, che ne ha vissute, anche con suo figlio. Situazioni dove la speranza era qualcosa che ti portava ad andare oltre. Non ti lasciava stare fermo. Ecco, la speranza del cristiano è qualcosa che ti chiede soprattutto di agire. Lo vediamo in questo personaggio del Vangelo, questo cieco, che fa di tutto per vedere e toccare Gesù, proprio perché sa che da lui può ricevere la guarigione. Ecco allora che cos'è la speranza per il cristiano. La speranza per il cristiano è qualcosa che ti fa muovere, che non ti lascia ad aspettare, non ti lascia sedere. No, la speranza del cristiano è qualcosa che ti dice che tu devi camminare, devi lavorare per te stesso, perché la tua vita sia piena, perché la vita di quelli che stanno intorno a te sia veramente realizzata proprio attraverso la tua esperienza e proprio perché noi abbiamo la speranza in Gesù. Sì, Gesù ci ha donato la speranza, proprio con la sua morte, la sua passione e con la sua resurrezione. Ecco, noi dobbiamo, attraverso questo momento, quel momento della sua passione, dove è stata veramente dolorosa, e anche la sua morte, dove tutto sembrava finito, ecco, ma la speranza ci porta ad aprire le porte per qualcosa di più grande, la resurrezione, la salvezza per la nostra vita. Vedete allora che Gesù apre a un nuovo tipo di speranza, che non è quella di chi non ha più niente da perdere e non sa più che cosa fare, ma la speranza del cristiano è un cammino, è qualcosa che ci invita ogni giorno a crescere e a vivere credendo in Gesù. La bambina protagonista della nostra storia ci dà un grande insegnamento. Sì, perché lei arriva ed è l'unica che arriva con l'ombrello alla preghiera. Questo si insegna che lei crede veramente che Gesù può donare la pioggia.
ha quella speranza forte dentro di lei. Vedete, è una speranza che, come vi dicevo, fa camminare. Non ti lascia fermo. Perché? Perché lei è certa che il Signore interverrà nella sua vita e nella vita della sua comunità. Ecco, allora, una piccola cosa possiamo essere sicuri. Che la speranza cristiana non è solo una speranza così, quando non si sa più che cosa pensare o che cosa dire, ma la speranza cristiana è una certezza per la nostra vita. Questo ce lo dice Gesù. E ricordatevi che la speranza cristiana è Gesù stesso. Come il cieco di Gerico, anche noi mettiamoci davanti al Signore, certi che venga nel nostro cuore. Signore, ravviva la nostra speranza. Nei momenti di difficoltà, quando ci sembra di non trovare una via d'uscita alle nostre fatiche, preghiamo. Signore, ravviva la nostra speranza. Per le persone lontane da Dio, affinché possano incontrare il suo amore e cambiare la propria vita affidandosi a Lui, preghiamo. Signore, ravviva la nostra speranza. Per tutti i bambini, gli uomini e le donne nel mondo che soffrono per la guerra, la malattia, la fame, affinché i governanti possano trovare una strada per garantire loro pace e dignità, preghiamo. Signore, ravviva la nostra speranza. Per la nostra madre terra, così preziosa e bella, affinché ciascuno di noi impari ad apprezzare di più il suo immenso valore e a prendersene cura, preghiamo. Signore, ravviva la nostra speranza. Affinché Santa Teresina, patrona delle missioni, protegga i missionari nel mondo e li aiuti a mantenere vivo l'amore per Gesù e verso gli altri, in ogni circostanza siano chiamati a vivere, preghiamo. Signore, ravviva la nostra speranza. Teresa di Lisieux, la speranza. Nel nostro viaggio, alla scoperta dei santi, dipinti o scolpiti nelle nostre parrocchie, non poteva mancare una santa piccolissima, eppure così sapiente da essere nominata dottore della Chiesa. Una santa morta giovanissima, pensate, 24 anni, che ha fatto un solo viaggio nella sua vita. Dalla Normandia, nel nord della Francia, dove viveva, a Roma. E che poi addirittura si è chiusa volontaria fra le mura di un monastero, di Carmelitane. Eppure che è stata proclamata patrona delle missioni. Che cosa avrà fatto di straordinario per essere santa, dottore della Chiesa e patrona delle missioni? Nulla. Nulla di straordinario. Ma ha reso straordinario ogni piccolo gesto, perché lo faceva con amore. E questo è un segno di speranza per tutti, tutti noi. Questa piccolissima santa, questo gigante nell'amore, si chiama Teresa ed è la più grande santa dei tempi moderni. Teresa nacque ad Alencon, in Francia, il 2 gennaio del 1873. Era l'ultima di 9 figli, 4 dei quali morti piccoli. Teresa aveva 4 anni, quando anche la sua mamma morì. Rimanere senza la mamma solo i 4 anni non è facile, ma Teresa è tanto amata dal suo papà, dalle sue sorelle e, soprattutto, capisce sempre di più di essere amata da Gesù. Malgrado si senta piccola, fragile, piena di difetti, e desidera corrispondere a questo amore che la conquista, al punto da desiderare di donare tutta la sua vita a Lui. Comprende che amando Gesù il suo cuore si apre all'amore verso tutti, nessuno escluso, specialmente i più lontani, gli atei del suo tempo. Sono tantissime le cose che sappiamo della sua vita, pur così breve,
perché Teresa ha scritto un libro meraviglioso dal titolo Storia di un'anima. Vi consiglio di leggerlo perché è come uno scrigno del tesoro, un tesoro inesauribile, perché è pieno di segreti per essere felici. Attingo solo due piccoli episodi da questo scrigno del tesoro, che sembra scritto ora, per me, per noi, per accrescere la nostra speranza. Un libro che è come un luminoso commento del Vangelo pienamente vissuto. Dovete sapere che Teresa veniva spesso lasciata con la sorellina Céline, dopo la morte della mamma, ospite da amici, al pomeriggio quando il papà doveva fare delle commissioni. Scrive nella Storia di un'anima: era con piacere che vedevo papà venirci a prendere. Tornando guardavo le stelle, che scintillavano dolcemente, e quella vista mi affascinava. C'era soprattutto un gruppo di perle d'oro che osservavo con gioia, pensando che avevano una forma a T. Le facevo vedere a papà, dicendogli che il mio nome era scritto in cielo. Sì, il nome di Teresa è scritto in cielo, è santa, ma anche il nostro nome è scritto in cielo. Anche noi abbiamo la speranza di essere santi. Scrive infatti Teresa: sì, lo sento. Anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, con il cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù. Perché so quanto ami il figlio al prodigo che ritorna a lui. In un altro punto scrive: Gesù non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Ed ecco l'altro episodio che trago dallo scrigno della Storia di un'anima. Un giorno Leonia, una delle sorelle, pensando di essere troppo grande per giocare alle bambole, venne a trovarci, tutte e due, io e Céline, con un cestino pieno di vestitini e di pezzi destinati a farne altri. E al di sopra era stesa la sua bambola. «Tenete, sorelline mie», ci disse, «scegliete, tutto per voi». Céline allungò la mano e prese un pacchetto di cordoncini, che le piaceva. Dopo un momento di riflessione, allungai la mano a mia volta, dicendo: «Io scelgo tutto». E presi il cestino senza tante cerimonie. Scrive poi Teresa: questo piccolo fatto della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita. Mio Dio, scelgo tutto. Non voglio essere una santa a metà. Non mi fa paura soffrire per te. Non temo che una cosa: conservare la mia volontà. Prendila, perché scelgo tutto, tutto quello che vuoi tu. Ecco, amare è dare tutto, è dare se stessi. Questa è la via luminosa che questa piccola, grande santa ci ha tracciato. La via della santità. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.